Sergio Vitrelli, assessore ai trasporti della Regione Campania e coordinatore della Commissione Trasporti della Conferenza Stato-Regione, cioè lì dove si siedono tutte le regioni e concordano con lo Stato il da farsi e quindi i soldi da erogare, in poche parole. Allora, Napoli e la Campania hanno una situazione un po' controversa, diciamo così, mentre a Napoli c'è la più bella metropolitana d'Italia, la più nuova, la più fantastica, premiata in Europa, eccetera, però i trasporti extraurbani della Campania, come dire, lasciano il tempo che trovano. Il nostro Lorenzo Lobasso è andato sulla Circumvesuviana, che è gioia e dolori, più dolori che gioia, diciamo, di migliaia di pendolari che si trovano a combattere con una situazione a dir poco drammatica. Sì, innanzitutto il problema è anche a livello metropolitano, perché come per le altre società, e lei menzionava la Circumvesuviana, il vero problema che noi stiamo affrontando è l'esposizione delle società di trasporto, ovvero sia per fatti pregressi quello che sono da una parte debiti e dall'altra crediti che allo stato attuale risultano non realmente esigibili. Questo comporta un impatto sulla qualità del trasporto, però contemporaneamente con le azioni che abbiamo messo in corso, nel caso specifico della Circumvesuviana, abbiamo davanti ora una strada aperta per risolvere tutto quanto, perché siamo riusciti a ottenere un articolo di legge che ci consente di ripianare quello che è la situazione economica delle società, e abbiamo già fatto partire gli investimenti relativi, quindi stiamo passando l'ultima fase, diciamo, di complessità per fare in modo che le società siano in grado di nuovo di pagare i fornitori e quindi di far modo che tutti i treni siano in circolazione. Perché con i soldi che ci sono adesso, se no, si pagano gli stipendi, ho capito bene? No, il problema è che i stipendi vengono pagati regolarmente, il problema non sono gli stipendi. Ovviamente in alcuni casi sono stati alcuni giorni di ritardo per gli stipendi, sempre per questi debiti pregressi con le banche. Non solo le risorse che stiamo mettendo sono anche di più per quanto riguarda i contratti di servizio. Il problema è che rispetto al contratto di servizio, avendo dei debiti pregressi, a parte del contratto di servizio, invece di andare per le attività dei contratti, vanno a pagare debiti che non dovrebbero gravare su quei contratti. Ecco, allora, guardate, innanzitutto io devo mettere in risalto un problema che dobbiamo mettere con grande chiarezza. Gli utenti oggi hanno ragione di lamentarsi. E quindi da un primo punto di vista è stato confuso il concetto azienda con il concetto utenti. Che cosa voglio dire? Allo stato attuale il problema di fondo che abbiamo in Italia, che ci ha segnalato anche l'Unione Europea più volte, è che in generale, quindi io non sto parlando solo di Trenitalia o altri, in generale in Italia c'è un monopolio storico sul discorso dei trasporti, che evitando il discorso della gara, come è giusto che sia sui servizi, di fatto ha limitato la liberalizzazione del mercato. Questo è il problema di fondo. Poi rispetto alla menzione del discorso degli investimenti ad esempio di Trenitalia, io come coordinatore della commissione devo dire che la mia commissione ha dovuto verificare di fatto che solo una piccola percentuale dei soldi che noi stiamo dando con i contratti di servizio che dovrebbero servire a comprare i nuovi treni sono stati realmente utilizzati a 4 anni dall'inizio dei contratti per comprare i treni. Che ci hanno fatto? Dato che un treno richiede almeno 2 anni, 3 anni per essere acquistato, cioè, la chiusura del contratto. Scusi, ma che fine? Allora ci vogliono fare un'operazione epocale. A dicembre c'è stato un annuncio con anche soddisfazione di uno sblocco di 1,5 miliardi appunto per il trasporto su ferro. Che cosa ne farete? Giusto? No, guardi, la soddisfazione è stata soltanto la seguente. Che a fronte di 2 miliardi e 50 milioni che normalmente come storico noi avevamo per le attività di Trenitalia e anche degli investimenti relativi, perché qua noi stiamo parlando solo dei contratti di servizio, bisogna pensare anche agli investimenti relativi, tra cui la manutenzione straordinaria che molti si dimenticano completamente, quei soldi lo Stato, che è proprietario di Trenitalia, che ha detto alle regioni di firmare i contratti con Trenitalia e solo con Trenitalia anni fa, allo stato attuale, quello Stato che ci doveva dare 2 miliardi e 50 milioni, nell'anno 2012 non ci ha dato un euro e ci ha dato i soldi del 2012 a dicembre 2012, in cui 314 milioni di 1.650 milioni sono i soldi che dovevamo utilizzare per l'investimento e ci hanno convertito in contratti di servizio. Quindi siamo andati in parte, perché il resto l'abbiamo dovuto mettere noi come regioni, a coprire il contratto di Trenitalia del 2012, per cui Trenitalia ha avuto l'effetto di non avere regolarmente i soldi e in questo hanno ragione a doversi lamentare.